Gli antichi si dilettavano a cantare la natura. Fiumi, montagne, nebbia, fiori, neve, vento, luna. Detto che è bello e grandioso mettere piede bandiera in terra straniera, la gente applaude, il mandato è chiaro, forse che la Germania agì in altro modo. Hitler è vivo, Hitler è vivo, questa è la voce che ho udito. Il gas nella giungla, il gas nella strada, sparato da un militare o da un poliziotto, da Saigon a Selma alla City Hall, con la mano sul dollaro e le spalle coperte. Hitler è vivo, Hitler è vivo, ma parla con un'altra voce. C'è un grande esercito che sta marciando, combatte guerre per bene in un modo civile, cristiano e puro, fresco e pulito, benedetto dai preti e dal Signore. Hitler è vivo, Hitler è vivo, ed ora ha raggiunto i marini. La loro violenza è violenza educata, restano ancora dei rossi da sterminare, affari e congresso son tutti d'accordo, proprio come hanno fatto un tempo in Germania. Hitler è vivo, Hitler è vivo, ma adesso odore. Ci resta ancora qualche paese e pochi dollari abbiamo ancora da fare, uno o due popoli da sterminare, poi potremo parlare di libertà. Hitler è vivo, Hitler è vivo, solo un po' meno bravo. C'è un grande popolo che marcia questa notte, non teme più la galera, non teme la guerra, con lance di bambù e fucili antiquati canta la libertà dicendo così. Hitler è vivo, Hitler è vivo, ma adesso è giunta la sua ora, ma adesso è giunta la sua ora. Innanzitutto il partito, l'attuazione di una larga democrazia di partito. L'esercizio costante e serio dell'autocritica e della critica sono il metodo migliore per rafforzare ed accrescere la coesione e l'unità del partito. Nelle relazioni fra compagni si devono alimentare i sentimenti fraterni. Il nostro partito è un partito al governo. Ogni membro del partito ed ogni funzionario deve ispirarsi alla morale rivoluzionaria. Deve essere realmente laborioso, premuroso, onesto, giusto, disinteressato. È necessario salvaguardare la purezza del partito, che deve essere degno del suo ruolo dirigente, fedele servitore del popolo. Oh,
ricevuto una cartolina che diceva: è il tuo giorno, è venuto il tempo di partire. Anche se ti sembra strano, di lavoro non ne abbiamo, così ti mandiamo nel Vietnam. Nixon disse alla nazione: non temete l'escalation, di piacere a tutti tenterò. Anche se non è una guerra, noi mandiamo in quella terra 100.000 aiuti al Vietnam. Sono saltato giù dalla nave, sprofondando nella melma, finché il capitano mi chiamò. Non importa se qui piove, pensa a ciò che conquistiamo, solo non uscir dalla città. Ogni notte i cittadini sfuggono alla sentinella, vanno a raggiungere i Vietcong. Stanno nascosti nella notte, vestono pigiama neri e le bombe tiran tutte a me. Noi mandiamo su nel cielo elicotteri mortali per cercare invano i Vietcong. Lascian sempre un bigliettino con su scritto: arrivederci, se ne sono andati a Saigon. Io sto qui nella risaia, penso sempre al presidente, so che egli mi ama sempre più. Ma ricordo tristemente quel mattino di novembre, quando disse: a casa resterai. Al Senato si diceva che la guerra era finita, resistenza ormai non c'era più. Rimanevano soltanto il Vietnam e la Cambogia, Jane McCarthy e forse anche Ho Chi Minh. Mi ha mandato giù in palude, notte di perlustrazione, con chi ero non ricordo più. Marta Rey ed un maggiore, il congresso un giocatore, la paura ed io sempre più giù. Nella lotta patriottica contro l'aggressione americana dovremo in verità subire altre sofferenze e altri sacrifici, ma siamo certi di conseguire la vittoria finale. È una certezza assoluta. È mia intenzione, quando verrà questo giorno, fare il giro del nord e del sud del paese per congratularmi con i nostri eroici compatrioti, dirigenti e combattenti,
per visitare i nostri cari vecchi, i giovani, le ragazze, i bambini. Allora, in nome del nostro popolo, andrò nei paesi fratelli del campo socialista e nei paesi amici di tutto il mondo per ringraziarli dell'appoggio e dell'assistenza data alla lotta del nostro popolo contro l'aggressione americana per la salvezza della patria. Il cardinale era vestito di grigio oliva, gridava dall'acqua così: venite a pregare con me, venite a pregare con me. Poiché voi siete cristiani e a Cristo dovete la vita, se il nostro Signore ci fosse, io so che sarebbe con voi, io so che sarebbe con voi. Donnicciola, ma un uomo senza paura vi mostrerebbe la strada con il suo mitra in mano, con il suo mitra in mano. Allora un soldato parlò, ed io cosa dovrei fare? La guerra la voglio cristiana, ma Dio mio sono un ebreo, ma Dio mio sono un ebreo. Il cardinale e i suoi soldati rimasero senza parole, infine decisero di metterlo sopra una croce, di metterlo sopra una croce. Parlarono allora i Vietcong: e noi che cosa faremo? Con voi non possiamo marciare, perché non siamo cristiani, perché non siamo cristiani. Tra i ranghi nessuno parlava, rispondere non si sapeva, finché il cardinale parlò: io tutti li sterminerò, io tutti li sterminerò. Spararono allora i Vietcong ed egli morì coi soldati, ma all'alba del terzo giorno di colpo lui resuscitò, di colpo lui resuscitò. Il Papa si dice impazzito e il cardinale ci gridava: voi non ascoltatelo il Papa è comunista, il Papa è comunista. Voi non ascoltate
ricordatelo il Papa, che questa è una guerra cristiana. Se state sparando i Vietcong, per Dio sparate di più, per Dio sparate di più. Padroni del mondo, voi che fate i fucili, voi che fate gli aerei e le bombe mortali, voi che vi nascondete dietro cattedre e muri, lo sapete che oggi non siete sicuri. Voi che non fate nulla che non sia distruzione, voi giocate col mondo come gioca un bambino, voi mi date un fucile però io non vi vedo, quando qui ci si ammazza voi siete lontano, come il Giuda di un tempo. Voi mentite e imbrogliate, voi volete che creda nella vostra vittoria. Io vi leggo negli occhi e nel vostro cervello, voi ci avete scambiato per carne al macello. Voi mostrate il grilletto, però voi non sparate, vi sedete a guardare tante vite sprecate. Voi avete un castello dove vi nascondete, quando il sangue che scorre nel fango lasciate. Voi avete diffuso la peggiore paura, la paura di mettere al mondo bambini, minacciando un bambino che poi forse verrà, tanto odio nel cuore io spero che avrà. Quanto posso sapere, io che parlo così, voi direte sei giovane, voi direte non sa, c'è soltanto una cosa che di certo io so, c'è qualcuno che adesso scordarvi non può. Ma lasciate che chieda, sarà forse il denaro con cui voi comprerete il nostro perdono. Quando sarete morti piangerete perché per quel che avete fatto un prezzo non c'è. Io so che morirete, so che presto sarà, seguirò il funerale più felice che mai, me ne andrò solamente se sicuro sarò che oramai siete morti e sepolti laggiù. Probabilmente la guerra contro l'aggressione degli Stati Uniti si protrarrà ancora. È probabile che i nostri compatrioti debbano affrontare altri sacrifici in beni e vite umane. In ogni caso, dobbiamo essere decisi a combattere l'aggressione americana fino alla vittoria totale. Nonostante difficoltà e privazioni, il nostro popolo vincerà. Gli americani dovranno andarsene e la nostra patria sarà riunificata.
i compatrioti del nord e del sud vivranno immancabilmente sotto lo stesso tetto. Il nostro paese avrà l'insigne onore di essere una piccola nazione che ha vinto, in una lotta eroica, due grandi potenze imperialiste, la Francia e gli Stati Uniti, dando un degno contributo al movimento di liberazione nazionale. Sopravvivano i nostri fiumi, le nostre montagne, i nostri uomini. Dopo la vittoria sull'aggressione americana, costruiremo il nostro paese 10 volte più bello di oggi. C'è una guerra maledetta nel Vietnam e c'è gente che in America non sa. Mi son chiesto perché mi mandano a morire nella guerra maledetta nel Vietnam. Oggi ho ucciso e domani ucciderò, sono stanco ma non mi fermerò. Siamo i giusti, mi hanno detto, e combatto volentieri, non importa se i bambini ammazzerò. C'è una guerra maledetta nel Vietnam e c'è un popolo che nessun male fa. Mi son chiesto perché andrò laggiù a morir nella guerra maledetta del Vietnam. Nella giungla ci si nutre di paura, il pericolo vicino sempre sta. Se il dovere mi chiama a combattere i Vietcong, nella giungla impari guerra e crudeltà. Oggi ho ucciso e domani ucciderò, sono stanco ma non mi fermerò. Siamo i giusti, mi hanno detto, e combatto volentieri, poco importa se i bambini ammazzerò. Il mio turno so che un giorno arriverà, cosa importa se la gente lo saprà. Ci sarà qualcuno che d'inferno parlerà, di questa guerra si racconterà. C'è una guerra maledetta nel Vietnam e c'è gente che nel mondo non lo sa. E io spero che qualcuno si chieda oggi perché mi mandarono a morire nel Vietnam. E io spero che qualcuno si chieda oggi perché. Nel Vietnam. Chi vedere per quanto tempo potrò ancora servire la rivoluzione, servire il popolo. Perciò lascio queste righe in previsione del giorno in cui andrò a raggiungere Marx, Lenin e gli altri rivoluzionari delle generazioni precedenti. Così i nostri compatrioti in tutto il Vietnam, i compagni del partito, gli amici di tutto il mondo, sapranno quello che penso. Mi chiamo David Mitchell, 20 anni compirò. Non voglio andare in Vietnam, è un crimine, lo so, perché non voglio uccidere, il popolo è con me. Mi creda, signor giudice, son tanti insieme a me. Un tempo a Norimberga lei stesso giudicò che quella era una strage, e questa non lo è. Né uno né un milione ucciderne vorrei, mi creda signor giudice, son tanti insieme a me. Ho visto case in fiamme bruciate dal napalm,
bambini torturati da gente come me. Per fare queste cose io mai non partirò, mi creda signor giudice, son tanti insieme a me. State processando perché non voglio andare, distruggere i villaggi, gasare e mutilare. Non faccio il vostro gioco, per questo sono qui. Mi creda signor giudice, son tanti insieme a me. Per quanto riguarda me personalmente, per tutta la vita, anima e corpo, ho servito il mio paese, ho servito la rivoluzione, ho servito il popolo. Se ora pensassi di abbandonare questo mondo, non avrei alcun pentimento. Mi rammarico solo di non poter servire più a lungo e di più. Dopo la mia morte, non si dovranno prendere misure superflue per i miei funerali, per non sperperare il tempo e il denaro del popolo. Infine io lascio il mio amore senza fine all'intero popolo, all'intero partito, a tutto l'esercito, a tutti i miei nipoti, i giovani, le ragazze, i bambini. Rivolgo un cordiale saluto ai compagni, agli amici, ai giovani, alle ragazze ed ai bambini di tutto il mondo. Il mio ultimo desiderio è questo: tutto il partito, tutto il popolo strettamente uniti, si battano per la creazione di un Vietnam pacifico, unito, indipendente, democratico e prospero. Diano un degno contributo alla causa della rivoluzione mondiale. Ho Chi Minh, Hanoi, 10 maggio 1969. Al di là dell'oceano, al di là di mari e nazioni, vive il padre di molti indocinesi e il suo nome è Ho Chi Minh, oh, Ho Chi Minh, oh, Ho Chi Minh. Dal Vietnam al delta di Saigon, sopra i monti e giù in città, contadini e lavoratori insieme stanno lottando con Ho Chi Minh, oh, Ho Chi Minh, oh, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh era un marinaio, tutti e sette lui li solcò, la fatica fu la sua educazione, l'oppressione il suo ABC, oh, Ho Chi Minh. Oh, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh ritornò a casa, la sua terra quel di scoprì, vide gente stanca e affamata e soldati mai visti lì, oh, Ho Chi Minh, oh, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh se ne andò in montagna a parlare di libertà, presto tutti giurano di lottare, gli invasori si scacceranno, oh, Ho Chi Minh, oh, Ho Chi Minh. Prima 100, poi 100.000, tutti insieme allo zio Ho, formò un forte grande esercito che lotta per...